Gaiano Castelferrato è un paesino di 3500 anime dell'entroterra siciliano, fondato nel 1900 a.C. Il simbolo di questo grappolo di case è senz'altro il castello rupestre scavato nella roccia, la Rocca come viene anche chiamato dagli indigeni. Bene, questo è considerato un sito inespugnabile, difatti fu scelto da Federico II come dimora per ospitare il re con tutta la sua corte e il suo seguito. Qui, dove la natura ha i colori della vita e le pietanze riportano alla memoria il sapore degli antichi mangiari, è quasi impossibile arrivare, soprattutto in inverno, a causa delle condizioni disastrose delle strade, che sembra siano state letteralmente oggetto di un bombardamento. Ma nonostante questo handicap, a Gaiano operano diverse imprese. Una media azienda che fino a prima della pandemia confezionava abiti per le grandi griff e decine di piccole imprese. Una di queste confeziona cravatte, foulard, twill e calzature di lusso per cerimonie, prodotti apprezzati e venduti in Italia e all'estero. Altre aziende ancora operano nel campo dell'agroalimentare, producendo confetture, liquori, formaggi e insaccati. Ecco come queste realtà imprenditoriali affrontano il virus e come pensano di ripartire. Salve a tutti amici di Hashtag Sicilia, siamo qui oggi nell'azienda Carmen Style che come vedete si occupa dell'abbigliamento. Per prima cosa chiediamo quanti dipendenti avete? Siamo sulle 150 unità. E durante la pandemia quali problemi avete avuto? Che ci siamo trovati di punto in bianco a non avere più alcuna commessa. Niente, senza lavoro in sostanza. E lo Stato in questo momento di difficoltà oppure la Regione vi hanno aiutato in qualche modo? No, purtroppo no. Quindi non avete ricevuto neanche i 25.000 euro di aiuti? No, nemmeno quelli. E quindi in questo periodo vi siete trovati costretti a riconvertire parte dell'azienda per creare mascherine, ma com'è andata la situazione? Lo abbiamo fatto. Con mezzi nostri, con anche degli aiuti da parenti e amici, come dire, investendo in delle macchine lineari che sono quelle che servono per la produzione delle mascherine. Abbiamo ordinato i materiali che per la reperibilità hanno avuto delle tempistiche insomma abbastanza lunghe, oltre un mese e mezzo o due. E quando eravamo pronti ci siamo accorti che lo Stato ha dato l'appalto alla Fiat, a grandi distributori. E quali prospettive avete per il futuro? Al momento lo vedo buio, però voglio essere speranzosa perché siamo giovani, perché ci vogliamo credere e tutta la nostra vita rappresenta questo lavoro, ma anche abbiamo la responsabilità della comunità che rappresentiamo, i nostri dipendenti, l'economia del paese, insomma, e quindi vogliamo crederci. Dalla complessa realtà di Carmen siamo passati al mondo della ristorazione, per trovare poi una situazione che, come vedremo, non è tanto diversa. Ci troviamo al ristorante La Garitta di Gaiano Castelferrato e siamo qui con il titolare. Per prima cosa chiediamo quali difficoltà avete avuto durante la pandemia. Le difficoltà sono state oggettive, chiaramente passare dall'oggi al domani, alla chiusura totale e alla rinuncia di banchetti e del lavoro quotidiano chiaramente ci ha messo un attimino in difficoltà, ci siamo trovati un po' frastornati, ecco, sotto questo punto di vista non eravamo pronti, non eravamo preparati e quindi ci è caduto un po' il mondo del lavoro addosso. E in questa situazione lo Stato oppure la Regione ha in qualche modo aiutato? Gli aiuti ci sono stati, credo che non siano stati sufficienti per reggere il settore perché sono aiuti un po' esigui perché i costi sono chiaramente superiori a quello che loro ci hanno potuto dare in questo momento, quindi dovrebbe essere un attimino riveduta la situazione degli aiuti. E adesso siamo passati, come sappiamo, dalla zona arancione alla zona gialla. Gli affari sono un po' ripresi, c'è più gente oppure no? Chiaramente no, perché la ripresa non è così repentina, la difficoltà è enorme a riprendere il ritmo e a riprendere un lavoro che dovrebbe essere più costante. Chiaramente non siamo per niente favoriti dalla situazione. E quali prospettive verso il futuro nutrite? Molti dubbi perché non sappiamo come comportarci, perché se oggi siamo aperti domani mattina ci dicono di chiudere.
E invece cos'è accaduto all'azienda Cravattificio Fiorello? Una realtà di assoluta eccellenza che, così come tutte le altre che abbiamo finora visto, si è creata in un ecosistema complesso come quello di Gaiano Castelferrato. Con il dottor Fiorello vogliamo affrontare sia i problemi legati alla pandemia, sia i problemi legati all'attività. La prima domanda che le rivolgo è: quali sono stati gli effetti della pandemia sulla sua attività? Gli effetti sono stati molto negativi, direi quasi disastrosi, perché il nostro mercato di riferimento sono i mercati esteri, soprattutto il mercato americano, il mercato inglese, il mercato giapponese, dove in questi paesi la pandemia sta facendo grandi danni, sia dal punto di vista di vita umana, sia dal punto di vista economico. Tanti clienti nostri stanno chiudendo i negozi e dicono che non apriranno più. I pagamenti di questi clienti, non per loro volontà, vanno molto molto a rilento, perché i negozi sono chiusi, le persone non escono e quindi non possono comprare. Quindi tutto il mondo aspettiamo con ansia che finisce questa pandemia, non solo per ritornare a una vita normale e alla salute di tutti quanti, ma per ritornare a produrre in Italia le cose belle che sappiamo fare. Gli effetti sulla personale, quali sono stati? E gli effetti personali hanno influito anche sul morale, perché scendere, entrare nel mio cravattificio e non vedere le mie operaie, non sentire il rumore delle macchine, non sentire i loro pareri sui disegni, sui colori o sui modelli nuovi che facciamo in ogni stagione, è stato molto triste. E passeggiare lì dentro e non vedere una persona è la cosa più brutta che può capitare a uno che ama veramente questo lavoro. Lo Stato, la Regione, vi ha dato qualche aiuto? La Regione no, purtroppo. Avevano fatto una legge, credo che si chiamava Click Day, e noi non abbiamo potuto partecipare in quanto abbiamo 11 dipendenti, mentre la legge prevedeva di avere solo 10 dipendenti, i soliti paradossi italiani. Invece lo Stato ci ha permesso un mutuo di 25.000 euro che dobbiamo pagare, non è a fondo perduto, ma anche questo in questo momento di grande crisi ci servirà molto per pagare i nostri fornitori. Dottore Fiorello, lei ha fatto cenno alle difficoltà dei vostri clienti, ma non è che vi siete in qualche modo riconvertiti così come hanno fatto tante altre attività? Ad esempio utilizzando il canale online. E questa è stata veramente la grande svolta del Cravattificio Fiorello, tramite mia figlia Nancy e suo marito Gregory, i quali hanno lanciato la nostra boutique online, e tutti i nostri clienti sono veramente soddisfatti, siamo 5 stelle. E per i commenti che ci fanno, perché i commenti li possono fare solo chi compra i prodotti. Abbiamo ancora un minuto e mezzo. Io lo lascio libero, lei può dire quello che vuole. Io prima di tutto farei un augurio a tutto il mondo, che la salute possa inondarci a tutti quanti per ritornare a una vita normale, perché quello che ci sta mancando adesso è proprio la normalità, il piacere di stare con gli amici, di prendere un caffè al bar o di farsi una bella passeggiata. Questo ci sta mancando non solo a me, ma credo a tutti gli italiani e a tutto il mondo, e mi auguro veramente che quanto prima possiamo ritornare alla vita normale, ne abbiamo bisogno. È auspicabile che le politiche dei governi nazionale e regionale non si dimentichino di queste particolari realtà e agiscano per favorire la circolazione di persone e merci e per sostenere le imprese che vogliono davvero innovare e produrre sul territorio.